un'altra tegola per il Policlinico di Caserta, un'opera di cui si parla ormai da quasi 30 anni e che non vede la luce. Lei che cosa ne pensa? Penso che sia scandaloso che da 22 anni tutta la provincia di Caserta aspetta la realizzazione di un policlinico che è stato annunciato, il cui cronoprogramma è stato sostanzialmente declinato dalla Regione Campania, dall'Università, dal Comune di Caserta, annunciando almeno il completamento del blocco didattico. Invece le notizie che appaiono sulla stampa e che sono state verificate è che il cantiere è di nuovo fermo e che non si riescono a cedere i lavori. Ritengo a questo punto che vi sia una incapacità gestionale da parte dell'Università degli Studi, che è la proprietaria sostanzialmente dell'opera, la Regione Campania, che pur ha finanziato in questi anni quest'opera, in realtà però poi non è capace di creare una armonia rispetto allo sblocco di questo cantiere. Morale della favola: sotto gli occhi di tutti i casertani c'è questo blocco di cemento che dovrebbe diventare un policlinico, nella speranza di una provincia che in questo modo diventa una delle province da un punto di vista sanitario più penalizzate d'Italia. Il protocollo d'intesa risale addirittura 28 anni fa. Lei e il suo collega Jimmy Cangiano avete deciso di presentare un'interrogazione urgente al ministro dell'Università. Noi abbiamo in pratica redatto una interpellanza in forma scritta al ministro dell'Università del governo Meloni, perché intanto vogliamo denunciare il fatto che esista quest'opera strategica per tutta la provincia di Caserta, ricordiamo una provincia di 1 milione più di abitanti, che oggi è priva di un policlinico. Denunciando al ministro i ritardi inammissibili del cronoprogramma di questo cantiere e chiedendo al ministro di intervenire nelle forme più opportune. Noi suggeriamo anche l'ipotesi della nomina governativa di un commissario ad acta che sia capace di far sedere attorno a un tavolo imprese, regione e comune di Caserta, affinché finalmente i cittadini abbiano data certa dell'inizio di questo cantiere, perché contrariamente a questa iniziativa io ritengo che ci sono tutte le condizioni per mettere a rischio quest'opera che rischia appunto di non vedere mai la luce.